Benvenuti qui nel canale, oggi vi mostro l'effetto indietro del tempo, il nome gliel'ho dato io perché non sapevo come chiamarlo e quindi eccolo l'effetto, l'ho imparato forse di usare Tony Vegas, per caso ci sono capitato su questo effetto, ma è questo in pratica, lui entra ed esce, quindi indietro torna, indietro nel tempo. Ma vediamo come si fa, per prima cosa andiamo qui su Tony Vegas, andiamo sul pulsante destro del mouse, clicchiamo sulla scena, sulla track, qui insert, remove, velocity e apparirà questa barra verde. Finché non la tocchiamo non c'è nulla. Se noi la alziamo questa barra, la velocità del video aumenterà. Come potete vedere adesso la scena, la velocità è aumentata. Adesso la faccio vedere. Vedete adesso? È aumentata la velocità, quindi se saliamo la barra verde aumenta la velocità, se scendiamo invece la barra rallenta la velocità del video, che è un effetto molto usato. Vedete adesso il sorriso del ragazzo lì come è diventato più lento, e la scena in sé tutta, guarda, tutta la scena in sé, guardate qui, vedete, è diventato parecchio lento il video, ma non è questo l'effetto che vi devo insegnare oggi. Indietro nel tempo adesso ve lo faccio vedere. Per farlo bisogna abbassare completamente la barra verde in giù, il massimo possibile, e avremo il nostro effetto. Scendiamo la barra al massimo possibile, ecco il nostro effetto, vedete? È tornato indietro il ragazzo, vedete? Dopo la ginocchiata, dopo quella super ginocchiata all'alta velocità, adesso sta rallentando indietro. Ed è questo l'effetto, quindi grazie per aver visto il video e alla prossima. Ciao!